appunto in un anno in cui si celebrano i 150 anni dell'Unità d'Italia, che quindi vede una delegazione italiana qui ad Auschwitz importante ed imponente, come quella congiunta della provincia di Roma, di Potenza e di Pesaro. Buonasera. Buonasera Presidente. Buonasera. È stata un'esperienza bellissima. È stata un'esperienza bellissima, credo, diciamo, una contaminazione straordinaria essere lì nel campo di Birkenau, il campo di Auschwitz. È una contaminazione, vorrei quasi dire, nucleare, nel senso che ogni persona con la quale ti troverai a parlare, mi troverò a parlare, credo sarà contaminata da quell'energia, da quell'esperienza, da quel racconto di testimoni e sopravvissuti che ci hanno dato tanto in questa giornata e hanno anche, credo, molto sofferto nel rivivere quelle immagini, quei luoghi, riportarli alla memoria. Però per noi è stata una giornata indimenticabile. Ecco Presidente, le volevo chiedere, a me personalmente quando ero bambino i nonni, i bisnonni raccontavano gli episodi di guerra, no? Anche se poi personalmente sono sempre stato molto lontano, per fortuna mia e della mia famiglia, dall'esperienza della Shoah. Con i vecchi che man mano se ne vanno, perché è la storia della vita questa, che importanza hanno queste giornate come quella che a cui voi state partecipando in questo momento, proprio per la conservazione della memoria? Perché noi viviamo in un'epoca in cui conservare questa memoria è un problema importante. Loro sono testimoni insostituibili. Noi possiamo essere impegnati come istituzioni affinché questa memoria possa essere trasferita alle generazioni che verranno. Come grande e straordinario valore anche educativo e formativo, l'idea, diciamo, della integrazione, della solidarietà, del rispetto, io credo è quello che i testimoni oggi autentici, che purtroppo nei prossimi anni non ci saranno più, trasmettono alle nuove generazioni. E credo che noi istituzioni dobbiamo fare di più e forse ancora meglio rispetto a quello che facciamo per provare a trasferirla questa memoria. È molto importante, tra l'altro, evitare salti generazionali su temi così importanti. Ecco Presidente, lì assieme a voi ci sono anche degli studenti, no? Che impressione le fanno? Avrà avuto modo di osservarli, di vedere un po' come reagiscono a questa visita? Che impressione ha? Sono stato straordinariamente colpito dagli studenti e forse questa è la dimostrazione più autentica che questa generazione non è una generazione diciamo che non ha valori, che non crede, ma è una generazione invece che ha un linguaggio forse differente. Bisogna raccontargli la storia e la vita con linguaggi e codici differenti, i loro linguaggi e i loro codici. Oggi è stata per me l'ulteriore dimostrazione che invece c'è una generazione che è attenta e che forse fino in fondo può giocarsi una partita e una sfida verso il futuro. Quindi sono molto molto soddisfatto anche di questo. La ringrazio Presidente, a te Maria Laura. Grazie. Antonio, eccoci. Eccoci. Allora, avendo ascoltato proprio il contributo del presidente della provincia di Potenza, Piero La Quaraccia, in merito a questo viaggio, io penso che sia importante però focalizzare anche l'attenzione sul fatto che questo viaggio non è stato composto soltanto da una delegazione quindi politica, ma anche e soprattutto da 350 studenti degli istituti superiori di Roma e provincia che hanno partecipato, che sono stati davvero attentissimi nel corso di tutte queste visite, di tutti questi interventi. Allora è un piacere per me poter dare il buonasera anche all'assessore provinciale alla scuola, Paola Rita Stella. Buonasera. Buonasera assessore. Buonasera a voi. Grazie. Ecco assessore, la cosa che colpisce di più, almeno per quanto mi riguarda, in questi viaggi della memoria, quello che a me interessa di più è la reazione che possono avere i ragazzi posti di fronte proprio concretamente ai luoghi del dolore. Ecco, da questo punto di vista, che testimonianza lei ci può dare? Lo chiedevo prima anche al presidente La Corazza, come reagiscono i ragazzi? Che tipo di sensibilità dimostrano nei confronti di questo tema così importante?
Guardi, noi già sono 3 anni che facciamo questo percorso sulle nostre scuole superiori, perché noi non è che portiamo i ragazzi alle scuole così senza una preparazione, facciamo certo. un percorso di preparazione, quindi con degli storici che gli spiegano queste pagine della storia, che poi portandoli qui sul luogo, credo nessuna lezione di storia possa essere migliore di quello di visitare i luoghi dove sono accaduti questi tragici avvenimenti, soprattutto con la testimonianza di chi ha vissuto sulla propria pelle quelle orribili giornate. I ragazzi rispondono in modo molto positivo, hanno risposto già nei precedenti viaggi, e in questo viaggio, che è anche un'esperienza diversa, perché ci sono anche scuole della provincia di Pesaro e Urbino e la provincia di Potenza, stanno dando una dimostrazione di maturità, perché ascoltando dalle proprie voci fanno domande ai sopravvissuti, ma soprattutto si domandano come mai possa essere accaduto una cosa del genere, una tragedia del genere pianificata da menti umane. E soprattutto negli incontri che facciamo la sera dopo il rientro, infatti questa sera adesso stiamo andando a cena e poi dopo avremo un incontro con Slomo, con Sami, con le sorelle Bucci, e loro sono molto curiosi di capire come sono successe queste cose, e parlando proprio con loro oggi molti hanno detto: bene, da questo viaggio torniamo più ricchi, più maturi, più consapevoli. E credo che è proprio questo l'obiettivo che noi ci siamo dati come provincia di Roma, come assessorato alla scuola, come istituzioni, è quello appunto di dare l'opportunità ai nostri ragazzi di rendersi più consapevoli di quello che è successo nel Novecento, per poi progettare un futuro che sia più tollerante, una società che sia più, più di integrazione, più di convivenza civile. Senta, assessore, le volevo chiedere questo. Io personalmente, ma penso che molti condivideranno questa sensazione, devo tantissimo alla scuola pubblica, che mi ha messo a disposizione un patrimonio di esperienze e di conoscenze che ancora adesso diciamo mi porto dietro. Ma quanto è diventato difficile far capire un po' alla pubblica opinione l'importanza del ruolo della scuola in un'epoca come questa, in cui viene messo un po' in discussione, anche come modello culturale, no? Sì, è vero, la scuola pubblica sta attraversando un momento molto difficile, ma io credo che appunto come enti locali, come istituzioni, ci dobbiamo impegnare ancora di più, sostenere la scuola pubblica, perché vede, quest'anno sono 150 anni dell'Unità d'Italia, e quindi noi stiamo trasmettendo ai nostri giovani l'importanza di quell'avvenimento di 150 anni fa nella ridefinire l'identità nostra, per cui dobbiamo dire che all'epoca fu importantissimo la scuola nel costruire l'identità degli italiani, e ancora oggi è importante la scuola, perché deve fare i nostri ragazzi, deve fare i dirigenti, la classe dirigente del domani, consapevole del nostro paese, che non è più una nazione unica a sé, ma fa parte di un'Europa, quindi di un continente, e quindi credo che la scuola pubblica deve essere sostenuta dalle istituzioni, ma a cominciare anche dalle famiglie. Dobbiamo credere di più nell'istruzione pubblica, perché i nostri docenti, i nostri dirigenti scolastici sono veramente delle persone che si stanno impegnando in un momento molto, ma molto difficile. Va bene, assessore, la ringrazio moltissimo per il suo contributo. Grazie e buon proseguimento. Buonasera, buon lavoro. Buon lavoro. Arrivederci. Arrivederci. Maria Laura, mi senti? Ecco, eccoci, noi dobbiamo fermarci un attimo per una breve pausa. Resta in linea e ci risentiamo fra un attimo. Benissimo, allora ci sentiamo tra poco.